a drop in the ocean. Ragazzi, bentornati qui sul mio canale, sono AleGamer97 e quest'oggi siamo qui su un nuovo video su MotoGP. Raga, siamo allo sale in Qatar, esatto, sì. Allora, ho tolto il freno automatico e così almeno miglioriamo anche un po' la condizione e miglioriamo anche tutto. Tanto raga, aspettate perché siamo a videocamera, ok. E vi stavo dicendo, sono riuscito a risolvere i problemi sull'accelerazione della moto. Dopo che ho letto, intanto vi ringrazio per i commenti che ho ricevuto negli scorsi video e mi avete dato veramente dei bei consigli, regà. Il fatto era che tutti voi mi avete detto potrebbe essere o le marce messe male, oppure un problema del gioco, problema dei settaggi, controllo dei settaggi e varia roba. Regà, io ho controllato tutto, vedi che ci ho perso tempo, ci ho perso ore, ci ho perso tutto, raga, ci ho perso. Aspetta, intanto qua mandiamo avanti le qualifiche. Ok, se almeno abbiamo un tempo sul quale mirare. Alla fine sono andato a controllare bene tutto. Ho fatto delle prove con vari settaggi. Sapete poi alla fine che cos'era? Era il joystick, raga. C'ho l'altro joystick, quello con il quale gioco sempre, che praticamente è rotto. Nel senso, è rotto, è sano. Solamente il tasto R2, quello che serve per l'accelerazione della moto, è rotto. Quindi raga, cosa ho fatto? Ho deciso di sostituire il joystick, quindi ho un altro joystick in questo momento per giocare a MotoGP e speriamo che va. Io ho provato, raga, a giocare a telecamere spente, ovviamente non alla carriera perché questa qua ve la porto, però ad un'altra modalità di MotoGP. Tu no, tu alle volte da mezzo no, è vero, mannaggia la tua mamma. Fatemi usare il wind, va raga, che questo si mette in mezzo come se non ci fosse domani. Ok. E per fortuna, raga, che sono riuscito. E niente, raga, niente, non ce so. Allora, Ale, aspetta un attimo, Ale. Allora, devi frenare perché sennò andiamo addosso al guardrail. Che poi manco ci sta, però vabbè. Raga, allora, io sono contentissimo di aver risolto questo problema. O almeno spero di averlo risolto. Lo controlleremo insieme. Oh, dai, mi leva chicco, non hai capito che devo correre un pochetto qua. Anche perché, raga, sono contento io. Penso sicuramente sarete contenti anche voi di questo, perché finalmente si tornerà a gareggiare come i vecchi tempi, raga. Come i vecchi tempi si tornerà a gareggiare. Allora, ecco qui, già abbiamo fatto il primo casco rosso. Mamma mia, raga. È vero che adesso abbiamo una moto un po' scarsetta, raga. Però l'importante è chi la guida. Non importa tanto la moto, ma è importante chi la guida. Quindi, poi raga, ho fatto anche delle prove su come fare il freno posteriore, perché hanno cambiato i tasti. Hanno cambiato i tasti, prima il freno posteriore era con quadrato, ora quadrato scali la marcia. Quindi ho fatto anche delle svariate prove e quindi adesso siamo pronti per cominciare. Bellissimo, un altro casco rosso, raga. Altro casco rosso va bene per noi. Allora, io qua mi devo ricordare però, perché il circuito del Qatar non è non è bellissimo, è molto pieno di curve. Quindi devo stare attento sul freno, perché mi ero ancora abituato molto col freno automatico, raga. Quindi, allora, io qua do una botta di freno, perché sta curva qua, mi pare, io posso shift, ok. Ok, allora, io lì, in quella curva lì, raga, mi devo ricordare, nel T3, ok, nel T3, raga, mi devo ricordare che appena la penultima curva del T3 la devo far facendo pattinare la gomma dietro. Quindi andando di solamente freno posteriore, in modo che così almeno riusciamo ad avere un grip maggiore sulla pista e riusciamo a farla derapare per uscire meglio poi in velocità sulla curva successiva. Qui mi devo ricordare invece di tenerla un po' più bassa all'inizio, perché sul rettilineo dobbiamo uscire molto forti. Quindi me devo ricordare queste cose in gara, anche se poi sarà difficile, però me devo ricordare queste cose in gara. Vediamo a quanto sia 2.16 e 5. Mamma mia, raga, che tempo che abbiamo fatto. Allora, io tornerei in box. Io, vi ripeto, non salto niente, raga. Vi faccio vedere tutto. Allora, informazioni sessione. Andiamo avanti sulla qualifica. Vediamo, dovremmo essere primi. Primi. Raga, eccoci. È tornato, raga. AleGamer, raga, è tornato. È tornato AleGamer, raga. Si torna come vecchi tempi. Siamo primi nelle qualifiche, quindi partiremo come primi, partiremo in pole position nella gara del Qatar. E allora, se è tutto pronto, io alzo anche il volume, raga, scusatemi, ma a giocare a volume basso a MotoGP
non ci sta, raga, non ci sta, per favore. Per favore, facciamo le cose serie. Lo sei, International Circuit. Con, vedete là, per esempio, stanno una madonna, raga, le curve. Ce ne stanno proprio una marea, raga. Guardate là le curve che ci stanno. C'è stato solo il rettilineo finale, ovviamente, del rettilineo, perché poi... E adesso sono tutte curve infami queste del Qatar. Allora, questo qui è il nostro box. Io direi che non devo fare nessuna modifica. Quindi, scendiamo in pista. Siamo pronti per la gara. Dietro di noi c'è Mir, Canet, Fenati, Bulega, Martin. Oh, Martin, raga, amico mio. Bella, Martin. Cazzo sta a fare modo GPO. Allora, raga, io partirei in prima. Non lo so, raga, ho visto il trucco della Ciccio Gamer 89. Quindi, partiamo in prima. Poi non lo so, raga, come va. Ecco, vabbè, raga, siamo partiti abbastanza... Comunque... Siamo partiti abbastanza bene, dobbiamo anche calcolare che abbiamo una moto rispetto a quelle altre non scarsa di più. Allora, raga, con calma, raga, perché la gara non è le qualifiche. Quindi dobbiamo stare con calma. Io, mamma mia, raga, qua l'ho fatta pattina come solo noi sappiamo fare, raga. Ve lo dico, raga, chi mi segue dai tempi del primo della prima serie MotoGP sa che io facevo pattinare la moto in una maniera che bruciavo le gomme. Oh, no, vabbè, allora tu c'hai proprio la mamma che non ti dico quello che fa. È cascato, ma come godo? Tu non puoi capire quanto godo. Così ti impari a venirmi addosso. Allora, questa qui la dobbiamo piegare. Mamma, raga, ma come è pattinato? Come la sto facendo pattinare? Che poi devo stare pure attento, raga, perché mi sono accorto, facendo dei test off camera, che quest'anno... Facendola pattinare come so fare, più o meno, la moto, le gomme vengono consumate molto, molto, molto di più. Allora, quindi facciamo così. Cerchiamo qua di non usare il freno posteriore, quindi andare forte con il freno davanti. E poi qui la riapriamo così in una maniera che... Mamma mia, raga. Raga, fino adesso è perfetto. Fino adesso sta andando tutto perfetto. Ecco, qua dobbiamo dare leggermente una botta di freno. Allora, raga, come aiuti alla guida, ho tolto il freno, i freni, raga, come vi ho detto anche all'inizio del video. Ho tolto i freni, così dobbiamo frenare noi, non abbiamo i freni assistiti. E io per il momento lascerei come si chiama? L'aiuti delle traiettorie. L'aiuto delle traiettorie le lascerei solo per le curve. Per il momento, poi magari se diventiamo un po' più esperti, raga, le leverei anche dalle curve, però per il momento le lascerei per le curve. Qua siamo usciti male, qua siamo usciti male, raga. Qui siamo usciti male, tanto lì cercano il sorpasso di dietro. Ma io non vedo... Oh, raga, aspettate, era un attimo per Cicoria, raga, chiaramente era andato per Cicoria, l'avete visto tutti. Qua io freno. Raga, qua ho bruciato la gomma, lo dico. Qui ho bruciato la gomma perché ho frenato troppo tardi. Però siamo riusciti a riprenderla, raga, l'importante è qua. Allora, raga, qui io piano piano così. E qui possiamo uscire leggermente così. Beh, questa qua, no, raga, qua siamo usciti divinamente. Raga, qui hashtag uscita curva divina. Voglio hashtag uscita curva divina, raga, là. E qui invece la facciamo così leggermente arretrata. Mamma mia, raga. Raga, che curve questo fa? Ma raga, non so se avete visto. Ma raga, non so se avete visto come ha pattinato quella gomma. Voglio hashtag motoslettino. Questo qui è un video pieno di hashtag. Questo l'ho presa male, raga. Però raga, l'ho presa male, però la sono riuscita a riattrezzare benissimo. Questa qui noi diamo una leggera botta di freno qui. La riapriamo con... Mamma mia, raga. Ce la stiamo giocando veramente, veramente. Raga, ma non ce n'è per nessuno, Raga, non ce n'è per nessuno, raga. Una volta che ho capito il problema che era il joystick infame, ce n'è per nessuno. Allora, io mi ero tornato. Però, raga, vedremo perché... Magari più avanti sposto... Aumento anche la difficoltà. Da rendere anche tutto più competitivo, però magari più avanti, raga, perché secondo me se spostiamo adesso la difficoltà diventa molto molto difficile, molto complicato, raga, perché comunque abbiamo una moto scarsa,
dato il fatto che abbiamo fatto il torneo delle Red Bull là, che ci garantiva un contratto da professionisti, malissimo, e quindi abbiamo una moto scarsa per competere comunque con la difficoltà elevata. Quindi magari più avanti, se ci fanno cambiare la moto, quindi il contratto professionistico, con una nuova moto un po' più forte, possiamo spostare la difficoltà. Raga, niente, qua mi sono sbagliato io. Raga, concedetemi un rewind, raga, qua mi sono sbagliato io. Qua, raga, per parlare, per dire queste cose, mi sono completamente sconcentrato io. Ok, adesso vabbè, l'abbiamo più o meno ripresa. Va bene così. Intanto dietro stanno combattendo Canet con Martin per la seconda posizione. Scoperte le scommesse, secondo voi chi arriva secondo? E fate i furbi che arrivano a fine video, poi dopo lo vedete, eh. Ricordo che sono nostri amici fino a una certa, perché avete visto che un altro po' ci buttava per terra. Anche perché è pure più facile cadere tu quest'anno. Quest'anno l'hanno fatto anche più facile da cadere. E anzi, hanno fatto una cosa positiva, raga, perché l'altri anni era veramente veramente impossibile cadere. Quindi diventava anche meno realistico. L'unica cosa che devono ancora modificare, e che spero che la Milestone modifica, e che non sono il primo che glielo dice, ma siamo in tanti a dirglielo, è il fatto che le moto del computer, come tutti gli anni, è come se tu non ci stassi. Cioè te piano e te vengono addosso, come se tu non ci fossi, raga. Cioè tu per loro sei un fantasma, loro piano e te vengono addosso. E invece questa qua, raga, sarebbe una cosa che dovrebbero modificare per rendere anche il gioco un po' più caruccio. E poi vabbè, modifica anche qualcosa d'aspetto grafico, raga, che sì, è bello, però sempre le stesse cose, raga. Vai così adesso, mettila in piega, Ale, mettila in piega. Mamma mia, raga, ma che piega ho fatto? Raga, vorrei far pattinare qualche la gomma dietro. Vediamo se ci riesco. Ecco, ma ho fatta pattinare, raga. Poi non dire che non lo faccio, eh. Raga, poi non dire che non lo faccio, perché ho fatta pattinare adesso, eh. Poi non dire che non lo faccio. Ho pure finito la gomma, raga. Guardate la gomma dietro. Guardate la gomma dietro. È finita, raga, è praticamente quasi finita. È pure arancione il livello. Vabbè, tanto è finita, raga, quindi che ce frega? Ma che ce frega? Ma che ce importa? Se Ale Gamer 97 è tornato in pista, non ce n'è per nessuno, e noi vinciamo, e noi evamo. Dammi sta coppa che mollarsamo. Quanto siamo? Primi? Ah, primi anche nel campionato, raga, perché è vero, questa qua era la prima gara del campionato. Mamma mia, raga, come parte forte. Come parte forte, raga, giusto i sistemi al motore e si va. E si va, raga, così a festeggiare. Trofeo guadagnato, bravo, grazie, sì. Grazie per te, bella per te. Comunque, raga, siamo in una moto che è vero un po' scarsina, perché è una moto un po' scarsina. Oh, bella, chicco. Però è dedicata al Sitch la moto, quindi a Marco Simoncelli, che perché è tifoso della MotoGP, sa chi era Marco Simoncelli. Quindi, raga, sono veramente veramente contento di far parte di questo team. Abbiamo preso 13.800 di reputazione. Va benissimo così. Ci dicono dire altro? Datemi una moto adesso, offriamo il contratto così, la prima gara. Non ce la offrono. Vabbè, se farò soldi. Andate a vedere questo video. Può finire qua. Se vi è piaciuto, mettete un pollice su. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Passa il link sotto in descrizione. Pagina Facebook e Sun Gaming. Ragazzoli, mi raccomando, supportate questa serie e condividete questo video. E seguitemi su Instagram, che trovate tutto sotto in descrizione. Raga, se avete dei consigli da darmi, datemeli. Mi raccomando, condividete questi video. Noi, io adesso mi vado a registrare subito un altro episodio di MotoGP, raga, perché quando parte a registrare MotoGP, raga, devo registrare video a manetta, perché poi se no mi c'è caso troppo, raga. Ci vediamo al prossimo video e bella, raga!